Benvenuti a tutti. Partiamo da una foto oggi, una foto evocativa per il nostro ospite, il signor Marco, che ringraziamo per la sua testimonianza. Solitamente in queste occasioni diciamo benvenuto, oggi è l'occasione di dire bentornato. Infatti Marco non è più ospite della nostra struttura e torna oggi a portarci la sua testimonianza dopo che è uscito, dopo che sta facendo la sua nuova vita, dopo il periodo di ricovero trascorso qui presso da noi. Grazie Marco, e partiamo proprio dalla foto che abbiamo inquadrato prima, da cui inizia un po' tutto in qualche modo, tutte le difficoltà. Che cosa le evoca quella foto, Marco? Buongiorno a tutti intanto. Quella foto rievoca un periodo molto brutto. Quella foto rievoca che io sono caduto dalle scale, mi sono rotto la spina dorsale e aperto la testa. Sono entrato in coma e lì sono stato dal 28 di ottobre al 17 di novembre in coma. Veniva mia figlia tutto quanto a trovarmi. Quando mi sono svegliato, i dottori hanno detto a mia figlia che guardi, lui è sveglio, però come sarà non si sa. Potrà rimanere su una sedia a rotelle, non camminare mai più, non si sa, non capire più niente. Piano piano invece ho cominciato con appunto delle terapie, avete visto la foto, avevo un impalcatore in ferro e tutto quanto, e l'ospedale lì mi aveva tirato fuori almeno da quella crisi. Però la crisi che avevo non lo so, perché molto probabilmente quella caduta che ho avuto era dovuta all'alcol. Quindi aveva iniziato ad avere un problema con l'alcolismo. Sì. Come nasce il problema con l'alcol? Il problema con l'alcol è stato, bevevo qualche bicchiere sempre, normalmente, come fanno tutti. Poi mi sono separato e nel 2015 appunto è finito il mio rapporto dopo 42 anni di lavoro nella stessa ditta. Sono andato in pensione ed ero a casa, non sapevo cosa fare, andavo al bar e bevevo. Addirittura il barista è arrivato al punto un giorno di dirmi: ma Marco, ancora un bicchiere vuoi? E io ho detto sì. E dentro di me ho detto: ma cosa vuoi? In fin di conti glielo pago tutto quanto. Mica... E invece lì addirittura il barista ha detto: molto probabilmente questo ragazzo sta andando fuori di testa. E sono caduto molto probabilmente dovuto a quell'alcol. Quindi mi spieghi bene, lei fino all'età della pensione non aveva avuto problemi con l'alcol, era un bevitore sociale. Poi accade qualcosa nel momento in cui lei va in pensione. Ma che cos'è oggi, rileggendolo dopo tanto tempo? Era solitudine, era senso di inutilità? Questa cosa molto probabilmente, appunto, dopo 42 anni di lavoro tu sei impegnato sempre nel lavoro, non puoi andare in fabbrica ubriaco. E lì sei a casa, non sai cosa fare, non sai impegnare il tuo tempo con altre cose, magari anche fare delle gite, Invece dove vai? Vai dentro un bar. E quando sei dentro un bar cosa fai? Bevi, non puoi stare lì seduto in un bar senza bere. E tu non te ne accorgi più, perché dopo un bicchiere poi ne bevi un altro, poi ne bevi. Ma quando tu cominci a diventare ubriaco, mica te ne accorgi. Anzi, per te diventi allegro, per te sei bello e tranquillo, guarda, faccio compagnia agli altri, invece no. Lì sta perdendo tutta la tua cognizione, tutto quanto di quello che tu stai facendo. Marco qui ha fatto un percorso significativo e il fatto di aver trovato una buona alleanza con le persone che l'hanno seguito, con l'equipe di cura, è stato fondamentale, proprio per il fatto di aver seguito le indicazioni che gli venivano fornite sia all'inizio, quando la parte era più complicata, ma poi andando avanti nel percorso, partecipando alle attività e soprattutto facendo una significativa fase di sgancio dalla struttura, perché non è stato soltanto importante il lavoro fatto in struttura, ma lavorare anche nella fase di reinserimento sul territorio. C'è stato tutto un avvicinamento con i familiari che gli sono sempre stati vicini e questo è stato un punto importantissimo. Ma al di là di quello, seguire le indicazioni affinché si ripartisse in un posto bello, una casa che a lui piacesse, dei rientri a casa, ricostruirsi un ambiente familiare in cui una persona potesse star bene. È stato un percorso veramente significativo questo, importante. Senz'altro, cioè
Uno quando entra qui dentro non deve aver premura di uscire, devi fare il tuo percorso. Qui hai tantissime persone, gli operatori, tutti quanti che ti seguono, ti insegnano, anzi durante le giornate ci sono anche delle attività, fai teatro, fai le tue gite, che qui c'è un bellissimo parco, c'è il lago, tantissime cose da vedere, e parli con altre persone che hanno avuto i tuoi problemi, sia di alcol, di droga, che ti portano, che se uno non ti aiuta, tu senza volerlo, veramente, come io che sono caduto dalle scale, per fortuna poi mi sono rialzato. C'è tante persone che cadono e non si alzano più. E essere sotto 2 metri di terra, no, anche perché qui dentro ho pensato una cosa. Ci ho lavorato 42 anni, adesso ho la pensione. È meglio che mi goda la pensione che ho, non che la getta via. Adesso va bene che ero separato dalla moglie da pochi anni, però con questa cosa, con mia moglie e con mia figlia, mi sono avvicinato molto di più. Andiamo anche, siamo andati anche al mare, ci siamo nati qui insieme. Riformi di nuovo la vita, non è che muore la vita, anzi, si fa ancora più forte, credo, ancora più forte. Tra l'altro, anche quando uno finisce un percorso, le difficoltà forse sono ancora maggiori quando poi uno è fuori. Anche perché, ad esempio, dopo poco tempo che lei è uscito, le è mancato il papà. Quindi anche reggere comunque una serie di problemi, in particolare la morte di un genitore, e non ricadere nell'alcol. Ma non le è venuto il pensiero di tornare a bere davanti a una situazione di questo tipo? Devo dire la verità, non sotto casa dove ho preso poi l'alloggio quando sono uscito di qua, appunto sono uscito di qua perché ormai avevo una casa dove poterci andare e tutto quanto. Quando uno esce di qua deve essere tranquillo di avere una casa dove entrare. Sotto di me, ad esempio, c'era il bar. Quando è morto mio papà, io sono entrato in crisi, è morto, muore mio papà, è logico che ti manca qualcosa. E sono andato dentro il bar, ma non mi è passata la minima cosa di prendere, tanto per dire, il bicchiere di vino. Anzi, mi sono preso il mio caffè, tranquillo, ho pensato tutto quello che mi aveva dato mio papà, perché anche mio papà ha lavorato come per me 40 anni e tutto quanto. Dopo si è goduto la vita per 20 anni, bisogna anche pensare a quello. Almeno lui per più di 20 anni si è goduto la pensione. Io ero appena andato in pensione, cadevo dalle scale, rimanevo secco lì, la mia pensione chi la godeva? Più nessuno. È quello che ti fa pensare. Io entro dentro il bar tutti i giorni, quando, perché vado a fare, magari lì sotto dove abito c'è il mercato, vado a farmi il mio giro al mercato, poi passo dal bar, mi prendo un crodino se ho voglia di prendermi l'aperitivo. C'è gente che prende il bianco, prende quello che vuole, ma non mi passa minimamente la voglia di assaggiare il bicchiere di vino, no, perché so se questa cosa mi ha fatto male, perché devo riprenderla, per ricadere di nuovo? No, senz'altro, quello mai più. Spesso nei nostri percorsi si parla della fiducia dei familiari, riconquistare la fiducia. È un tema chiave questo, perché le persone che sono all'esterno e sono speranzose che a seguito di un percorso di cura uno torni a star bene, che si ricongiunga un bel clima familiare, ma non sempre le persone che sono qui ricoverate hanno la capacità di attendere che il clima di fiducia diventi nuovamente saldo. Anche per lei, io ricordo i suoi familiari, su cui comunque c'è stato un lavoro congiunto, abbiamo conosciuto sia la sua ex moglie che sua figlia, e c'è stato tutto un percorso affinché loro potessero tornare in qualche modo a, da una parte a fidarsi e dall'altra a sperare che le cose potessero tornare ad andare bene, che potessero nuovamente anche loro avere una vita serena e non vivere preoccupati per lei. Quello senz'altro. Perché appunto io sono separato, sono ancora, però dopo questa esperienza, chiamiamola così, che io ho avuto, adesso sono uscito, abito vicino loro, non è che vivo con loro, però come anche, chiamiamo ancora mia moglie, loro con le sue colleghe di lavoro combinano a volte le cene, sta roba lì, e tutte quante portano i mariti. E Cristina mi ha detto, ma Marco, tu verresti con me a cena con loro? Perché devo dir di no? Quando vado lì, è logico, ci sono i mariti che prendono magari mentre mangiano il vino, sta roba lì. Io sono lì, non mi viene la minima voglia di dire adesso bevo anch'io il vino, perché se il vino mi ha fatto male una volta, perché devo farmi male ancora? E poi un'altra cosa, bersi mentre mangi bicchiere di acqua non cambia niente, non è che uno dice ah non mi sono gustato il mangiare, tutt'altro.
mangi il piatto di pasta asciutta e tutto quanto, ti bevi il tuo bicchiere di acqua. Beh, boh, non, se uno non vuole bere l'acqua, ad esempio, c'è la Coca-Cola, c'è altre cose da metterci insieme, non c'è solo... Per il suo futuro è in pensione. Che cosa desidera per il suo futuro? Ha lavorato tanto, ha avuto un periodo di alcolismo. Ora ne è uscito, ha una sua bella casa, è stata una ricerca anche la casa, trovare un posto bello dove le persone hanno voglia di stare. Oggi che cosa desidera per il futuro? Il mio futuro? Beh, adesso a parte appunto è morto mio papà, da liberare il suo alloggio, sono impegnato durante il giorno. Poi, dopo, il modo è di impegnare il tuo tempo libero. Come dove abito io, vicino lì a Santa Rita, c'è un circolo per anziani, per questa roba lì. Andare lì, hanno bisogno anche chi vada a aprire il circolo, che stia lì, magari chi ha bisogno di bere qualcosa, offrire il bere, sta roba. È un modo di impegnare anche il tempo quello. Adesso, ad esempio, quando posso, mia figlia sta lavorando a Cesenatico, una reception, perciò vado a trovare mia figlia, impegno quella settimana con lei, è logico, anche lei mi sta dietro, mi fa, quando esci da solo papà mi raccomando, non bere niente. E io le dico, Roberta, stai tranquilla, ormai quella cosa lì me la sono dimenticata. Non è, il bello appunto è rifarmi avere rifatto la famiglia e godermi la pensione e dopo tanti anni di lavoro uno... Quegli anni che le rimane da vivere è meglio che se la goda, meglio che può. Io penso che sia bello il fatto che lei, Marco, possa tornare a trovarci, perché rivedere i posti in cui ha lavorato tanto, in cui uno ha investito tanto tempo della propria vita, è fondamentale per ricordarsi sempre da dove uno è venuto e che cosa è successo, perché troppe volte è facile poi dimenticarsi, essere sopraffatte dalle vicissitudini della vita. Io immagino anche, stava dicendo una cosa importante, dice adesso sono impegnato anche nello sgomberare la casa del papà che è mancato, chissà quanti ricordi negli oggetti che uno trova, nelle stanze, negli armadi, e anche reggere quella parte di emozione è veramente importante. E noi ci rivediamo sempre molto volentieri proprio per questo, perché rifare poi il punto della situazione anche dopo che il percorso è finito, ma alla fine forse il percorso non finisce mai, perché un discorso è il percorso residenziale, ma poi è sempre il fatto di ricordarsi quello che è successo, tenerlo sempre bene a mente proprio perché non accada più. No, quello senz'altro. È perché io vengo qui a trovare, perché devo ringraziarvi per quello che fa. Uno quando entra qui dentro non deve dire entro oggi, domani esco, no, devi farti un tuo percorso tranquillo. Qui ci sono tante attività, si fa il teatro, c'è il giardinaggio, uno può impegnarsi in tantissime cose e hai l'esperienza di essere a contatto con altre persone che hanno il tuo stesso problema, sia di alcol, di droghe, e aiutarle a dire ma stai tranquillo, vai avanti piano piano, fatti il tuo percorso, non aver premura di uscire. Quando esci di qua devi essere sicuro di cosa vai incontro, perché fuori puoi trovarti l'amico come io trovo i vecchi amici che ti dico dai beviamo una volta, no, tu dici beviamo pure, tu bevi il tuo bicchiere di vino, quello che vuoi berti, io mi bevo la Coca-Cola, il crodino, quello, ma senza alcol, perché so di quello che mi è capitato. E devo ringraziare qui dentro di una cosa, che ti fanno capire certe cose, perché non è che se tu bevi il bicchiere solo dici ah beh, ho solo bevuto un bicchiere, no, bevendo un bicchiere solo poi diventano due bicchieri di nuovo, poi diventano tre, finché ti torni dentro a essere alcolista e gettare via tutto il percorso che qui dentro ti hanno aiutato a farlo. Perciò io perché vengo qui ogni tanto a trovarli? Perché per farmi vedere che sono ancora come quando sono uscito di qua, che non ho il minimo pensiero di bermi ancora un bicchiere, non ho voglia, non mi viene. Vengo qua, mangiamo, si beve il bicchiere d'acqua, mica muoio, sono qui che sto parlando, perciò. Marco, noi le ringraziamo per la sua testimonianza, siamo sicuri che sarà utile veramente per molte persone. Grazie ancora.